hanno creato una situazione di bugie e attacco personale al sottoscritto. Così si difende Saverio Tateo, ex direttore dell'unità di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento. Il medico è sotto processo in relazione all'indagine avviata dopo la scomparsa di Sara Pedri, ginecologa originaria di Forlì, di cui si sono perse le tracce il 4 marzo 2021. La giovane si era appena trasferita a Cles, in Trentino, per lavorare nel reparto diretto da Tateo. Poco prima della sua scomparsa, aveva presentato le dimissioni. Secondo gli inquirenti, avrebbe compiuto un gesto estremo a causa dei presunti maltrattamenti e vessazioni subiti dai suoi superiori sul luogo di lavoro. Il corpo di Sara, tuttavia, non è stato ancora rinvenuto, nonostante le ricerche approfondite, soprattutto nella zona del lago di Santa Giustina, dove è stata trovata la sua auto, senza esito. Tateo è stato incriminato insieme alla sua vice, Liliana Mereu, per presunti maltrattamenti non solo nei confronti di Sara Pedri, ma anche di altre 21 persone, tra ginecologhi, medici e ostetriche del medesimo reparto. Durante il processo, riguardo alla morte della ginecologa e alle circostanze psicologiche difficili in cui si sarebbe trovata, il medico ha fornito queste spiegazioni. «Non ho mai avuto alcun sentore, se non quando è arrivata una sua richiesta di malattia». Secondo Saverio Tateo, le colleghe di Sara avrebbero strumentalizzato la scomparsa della ragazza. Dicevano, lei ha subito lo stesso clima vessatorio che abbiamo subito noi. Tateo ha categoricamente respinto le affermazioni delle sue colleghe come bugie. Inoltre ha negato con fermezza un'accusa mossa da una dottoressa che ora è parte civile nel processo. La donna aveva sostenuto che l'ex primario avesse pronunciato questa frase. Sara Pedri sarebbe da eliminare fisicamente. L'uomo ha replicato. Quella frase non l'ho mai detta, mai pronunciata. Dopo che la giovane ginecologa è scomparsa, il medico è stato licenziato dall'azienda ospedaliera, ma successivamente il giudice del lavoro lo ha reintegrato. Tateo non è tornato però all'ospedale Santa Chiara poiché è ancora in corso una trattativa con l'azienda per stabilire l'entità dei danni. Attualmente sta lavorando in Francia. Durante il processo, Tateo ha discusso dettagliatamente sull'organizzazione del suo reparto, respingendo le accuse di presunte prevaricazioni riguardo ai turni e agli orari di lavoro oppressivi. Ha affermato che l'amministrazione aveva chiesto un miglioramento delle prestazioni e lui aveva solo cercato di rispondere a tali richieste. Tutti gli ambulatori devono essere programmati e sempre aperti. L'azienda chiedeva una maggiore offerta al percorso di nascita per far diventare il Santa Chiara un punto di riferimento. Io avevo detto che andava bene, ma dilazionandola nel tempo. Loro però insistevano. Io sono un primario, faccio il mio lavoro. Tateo aveva introdotto una nuova organizzazione molto più rigorosa, che forse non era gradita a tutti. Secondo lui, quando si disturba la comfort zone, lo stato mentale di agire con serenità, alcune persone reagiscono, non possono rimanere semplicemente ad aspettare e poi dedicarsi alla libera professione nel pomeriggio. Tateo ha quindi accusato i suoi colleghi, sottolineando che loro facevano comunque delle pause, c'erano interruzioni per andare in mensa o fare altre attività. Ha anche precisato che il suo nervosismo derivava dal fatto che non capiva perché dicessero che si lavorava troppo. In una delle udienze precedenti, Liliana Mereu aveva parlato per difendersi dall'accusa di aver colpito Sara con uno strumento durante un intervento chirurgico. «Non ho colpito le mani di Sara Pedri con un ferro chirurgico. Non avevo alcuno strumento in mano e non ne avevo motivo». Mereu ha chiarito di aver semplicemente spostato la mano di Sara per indicarle il punto preciso in cui doveva intervenire chirurgicamente. Poi ha continuato. «Non ho vessato nessuno. Tutto è scoppiato dopo la scomparsa di Sara e mi sono sentita accerchiata da alcune colleghe. Non ho mai lanciato il bisturi. Non ho mai strattonato o spinto una collega durante un intervento». Insomma, entrambi i medici affermano che la questione di un clima ostile è emersa solo dopo la scomparsa di Sara. Questa è solo la loro versione dei fatti. Il 28 giugno prossimo si concluderà l'esame delle parti civili. Il 15, il 25 novembre e il 2 dicembre
sono previste le argomentazioni delle parti. Successivamente sarà fissata la data per la sentenza. Il processo, quindi, è ancora in corso.